A cosa che assomiglia? A Titanic? Sì. Speriamo di no. È incominciata la nostra avventura alla ricerca di un posto a sedere nel teatro dei teatri della musica italiana, l'Ariston. Non sarà affatto semplice perché è già più di un mese che cerchiamo e non abbiamo trovato nulla. Siamo a conoscenza della difficoltà della nostra missione. Sanremo in questi giorni è così inaccessibile che sembra quasi Alcatraz nei giorni di festa. Ma le sfide impossibili ci piacciono e noi siamo due amici che non mollano così facilmente. Quindi partiamo! Siamo quasi pronti per imbarcarci. Abbiamo fatto il check-in. A Matteo l'hanno fermato, lo stavano per arrestare. E adesso entriamo nella nostra prima crociera. Che figata, è enorme. Guarda che corridoio lungo, valla a trovare tutte le volte. Eccola, 5294, solo tu è arrivata, la mia ancora non è arrivata. Room tour, molto veloce della nostra cabina. Eccoci qua, questo è tutto il nostro letto. Matteo già si è accomodato. Qui abbiamo il bagno, bello spazioso, la doccia. Poi andiamo di qua, abbiamo una mega TV che non guarderemo, vero? Bravo. E poi abbiamo il nostro pezzo forte, il balconcino. Oh, che spettacolo. Abbiamo le scialuppe poco sopra di noi. Però la vista già è straordinaria. Cioè, vedi? Cosa c'è lì dentro? Le scialuppe. Le scialuppe? Sì. I giubbottini di salvataggio? Sì, come Titanic. Come Titanic. Te non vedi l'ora che noi affondiamo come Titanic? Si vede. Quello meglio che rimane, sì. Meglio che rimane lì dentro per tutta la gita. Non abbiamo ancora spiegato perché siamo qui, perché siamo in crociera. Perché siamo in crociera? Non sappiamo neanche noi. Abbiamo realizzato un video su TikTok, su Instagram. Cercavamo di realizzare il sogno di Matteo, ovvero andare a Sanremo. Questo video ha ricevuto tantissime interazioni, tantissimi like, tantissimi commenti, ma soprattutto c'è stato tanto tanto sostegno da parte di tantissime persone. Attraverso vari contatti e anche attraverso una consigliera comunale della nostra città siamo entrati in contatto con Confcommercio, che ha tentato in tutti i modi di realizzare il nostro sogno di entrare per almeno una sera all'Ariston. Purtroppo però è una cosa impossibile, i biglietti sono già esauriti da tempo. Per prenotare quelli di quest'anno bisognava iniziare nel 2023. Hanno comunque cercato di avvicinarci quanto più possibile a Sanremo e la cosa più vicina che sono riusciti a trovare è questa crociera, la crociera ufficiale di Sanremo 2024. Noi incrociamo le dita e speriamo che qualcuno ci possa comunque aiutare in questi giorni per trovare anche solo un posticino nella piccionaia dell'Ariston per vederci una serata di Sanremo. Nel frattempo ci godiamo questo immenso regalo che ci hanno fatto, vero? È vero. Adesso ci aspetta, dato che prima dicevamo che i giubbottini di salvataggio devono rimanere sempre dentro l'armadio, ci aspetta l'esercitazione con i giubbottini di salvataggio. Eccolo, pronto, fai una sfilata. Che figo, sei pronto per buttarti, dai. No. E come no? C'è il giubbottino. No, sì. Dai, così, via. No, sì. Là nella cosa. No. Perché no? Paura? Sì, hai paura. Hai paura, eh? Hai paura. Non ti devi buttare. Ah, ecco. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Sono comodi per dormire i giubbottini di salvataggio. Il segnale consiste di 7 fischi brevi di sirena seguito da uno lungo. Cin cin. Sì, sì. Alla salute. Salute. Siamo nel punto più panoramico della nave e stiamo osservando dove il 6 sera faranno il concerto di Tedua per Sanremo. Esattamente lì dentro, sì. Dove c'è la piscina, esatto. Ci sarà Tedua che canta il collegamento in diretta per Amadeus. Sanremo con Amadeus. C'ero io. E ci siamo anche noi. Ciao. Ciao. Ci siamo anche noi. In che ristorante chic siamo finiti? Quanto è chic sto posto? Ma mica ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo? Sì. Io ho i miei dubbi, secondo me non ce la meritiamo tutta questa classe. La nostra crociera è stata un insieme di novità, oltre al fatto che nessuno dei due aveva mai messo piede su una crociera. Questa con Costa è stata un mix di cibo, drink analcolici, tanti piccoli spettacoli vari e la sera festa.
stiamo spostando in direzione Sanremo. E domani mattina saremo ormeggiati davanti al porto di Sanremo. Giorno 2. Il secondo giorno in nave è stato molto tranquillo. Ci siamo svegliati con calma, abbiamo mangiato, ci siamo riposati e abbiamo atteso il pomeriggio perché ci aspettava lo spettacolo pirotecnico di inizio Sanremo. Ma cosa sta succedendo qui fuori? Hai visto che bel tramonto? Eh sì, bello. Bello? Bello. Bellissimo. Bellissimo. Clamoroso. Finalmente stiamo per andare a vedere i fuochi d'artificio inaugurali di Sanremo direttamente dalla crociera. Andiamo. Dopo i fuochi siamo corsi a cena perché alle 21 avevamo lo spettacolo di Enrico Brignano. Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo riso tantissimo e forse lo spettacolo è durato anche troppo poco. Saremmo volentieri rimasti per un'altra ora o anche di più. Comunque poi festa, nanna e giorno 3, l'unica giornata di completo relax. Questa giornata non aveva particolari eventi organizzati, così ci siamo dedicati allo sport e al cibo. Cos'è che hai detto? Pongo e Peggy, devo rombrare. Vuoi un cane come Pongo e Peggy? Quelli della carica dei 101? Ma sono cani grandi. Che grandi. Ma dove li metti? Accademia. Qual è la reggia a casa tua? Ci dice reggia. Ci stanno? Ci stanno. Ci stanno due cani così grandi. Ma anche i 101 cuccioli poi? Anche. Anche quelli? Sì. Casa Nobili invaso dai dalmata. Il resto della giornata lo abbiamo passato a girare per la nave e a rilassarci un po' in vista del giorno successivo. Giorno 4, l'ultima giornata intera a bordo della nave. Cominciamo dagli scivoli d'acqua che solo Matti aveva voglia di fare. Ricordiamoci che Sanremo è la prima settimana di febbraio. Per quanto non facesse chissà quale freddo, non è sicuramente il clima da costume. Ma Matteo è temprato e non vedeva l'ora di buttarsi dagli scivoli e battere la zucca. Che delfino! Bravo! Tutto bene? Ok. E via, è ripartito. Comunque lui è lì in mezzo all'acqua che si diverte al caldo perché l'acqua è calda e io sono qui che sento freddo per aspettarlo. Incredibile! Matteo entra in piscina e esce pure il sole. Porti fortuna! Poco dopo abbiamo incontrato il secondo personaggio televisivo della nostra avventura, Bruno Barbieri, che insieme ad Iginio Massari hanno tenuto un piccolo spettacolino in nave. È stato divertente farsi rubare il cellulare dalle mani da Bruno per farsi un selfie con Matteo. Questa è la grande serata del concerto di Tedua trasmesso in diretta. Quindi ci siamo subito sistemati, siamo corsi a mangiare e abbiamo visto l'inizio del festival. L'appuntamento per il concerto era alle 22.30, ma alle 22 eravamo già in fila. C'erano tantissime persone. Oh, ma sei carico? Sì. Guarda che noi andiamo su Sanremo. Forse, cioè, forse ci riprenderanno, Però abbiamo la possibilità di essere in diretta su Sanremo. Vai, eh. È stato una bomba. Tedua, super bravo. La diretta è durata poco, ma il concerto è andato avanti per più di mezz'ora. Veramente tanta, ma tanta roba, Tedua. Il giorno dopo abbiamo salutato la nostra cabina. È arrivato il momento di salutare la nostra cameretta. Esatto. Ciao cameretta. Ciao cameretta. Ciao. Ciao. E poi via verso Sanremo. Siamo arrivati nel nuovo alloggio. Buon alloggio. Sei contento? Siamo in un posto bellissimo, comunque immersi tra le colline, c'è una bellissima vista mare, sì. C'è anche la piscina, sì. Però è chiusa. È mai chiusa. Niente bagno. Niente bagno. Andiamo a fare il room tour? Sì! Si entra da qui, welcome. Eccoci qua. Già noi abbiamo appostato le nostre cose, qui c'è la cucina, qui è tutto in legno, c'è un bel divano che diventa anche divano letto se Matteo inizia a russare durante la notte. Poi di qua abbiamo la nostra cameretta. Accendiamo la luce. Eccola, bella. E di qua abbiamo il bagno già inaugurato da Matteo. Luce. Eccoci qua. Bagno enorme. Bello spazioso. C'è tutto. C'è anche il bidet perché non siamo ancora in Francia. Bella casa. Bella casa. Ci piace. Ci piace.
Il pappagallo. Il pappagallo. Ci siamo sistemati nel nostro alloggio e già non vedevamo l'ora di conoscere la città. Ci siamo poi uniti ai nostri nuovi compagni di viaggio che ci hanno portato gentilmente una Rossini da Pesaro. Matti, a quanto pare, ne sentiva la mancanza. Matti, belli. Dove siamo arrivati? Sanremo. Siamo a Sanremo, dietro di noi c'è la crociera dove eravamo fino a ieri sera. Qua c'è la ruota panoramica che abbiamo visto tutti i giorni dalla nostra cabina. E adesso il nostro obiettivo è uno solo. Il mio pappagallo confermerà subito dopo di me. Andare all'Ariston. A Tarentum. Visto? Matti, cos'è quello? È l'Ariston, Matti. Siamo davanti all'Ariston. Ci siamo gustati qualche minuto di Fiorello, dei balletti degli autogol, ma purtroppo la calca era tanta e non riuscivamo in alcun modo ad avvicinarci. Ma la magia di un luogo come Sanremo incominciava già a sentirsi. Comunque io e Matti volevamo chiarire una piccola questione, ovvero che noi sappiamo che le speranze di entrare sono quasi zero. Veramente se è 0,000000 migliaia di 0,1. Però nonostante ciò, noi cerchiamo di vivercela con la gioia e con la speranza di entrarci. Magari non sarà quest'anno, magari sarà il prossimo o quello dopo ancora. Noi riusciremo ad entrare. Io ti prometto che prima o poi riusciamo ad entrare all'Ariston. Te lo prometto. Giuro, forse è l'ultima cosa che faccio. Ci siamo poi spostati per seguire la diretta in direzione Piazza Colombo, dove dal megapalco che hanno montato trasmettevano tutta la diretta, con tanto di concerto di Rosa Chemical. Ma come si può a restare fedeli? Sex boy, ma non parlo per caso. Il giorno dopo ci siamo svegliati presto per cercare di avvicinarci il più possibile all'Ariston. Matti, belli. Lungo la via che porta all'Ariston. Che figo! Oh, ma guarda dove siamo! Siamo dove siamo passati? Nel prato che porta all'Ariston. Guarda, bello! Che spettacolo! Ma già dalla mattina tantissime persone erano già davanti alle transenne del teatro. Oh, abbiamo appena fatto la foto con Leo Gasman. Sì. Che figata! Sì. Breve pausa pranzo perché ce la siamo meritata. Dopo tante foto fatte con tante persone, ci meritiamo una bella pausa. Oh, è buono, eh? Stai divorando. Forse entriamo in casa da Gali. Forse, eh? Incrociamo le dita che andiamo dentro con Gali, facciamo una bella foto Matteo Nobili e Gali. Cioè, che combo è? Vai dentro. Grazie. Siamo a casa Gali e c'è Gali. No, devi votare. Dobbiamo vincere. Certo. È bella la sua canzone. Sì. Dobbiamo vincere, Teo. Dobbiamo vincere. Dai, dobbiamo vincere, mi raccomando, vota. Quanti telefoni hai? Due. Uno io, uno lui. Lo diciamo alla mamma, al babbo, alla nonna, tutti. A tutti. grazie mille. Gali è fantastico. Ci ha fatto entrare in casa e ci ha subito dedicato del tempo. Ovviamente non chissà quanto, ma ci ha accolti come se fossimo già suoi amici. Lo avevamo già capito che era un bravo ragazzo, ma lì per lì ne abbiamo avuto la conferma. Matti, ma hai capito dove siamo appena stati? Sì. Siamo stati a casa Gali, un progetto fighissimo in cui Gali collabora con IKEA e ha una casa tutta brandizzata IKEA. Matteo, cin cin. Allegria! Gigi D'Agostino, Loredana per te e Papa Francesco tutti insieme. Bellissimo. E nel precena anche i mitici dei Jackal li abbiamo incontrati. Sì. Oh, però i cantanti di Sanremo, siamo carenti di cantanti di Sanremo. Incontriamo tantissimi VIP, tantissimi influencer, tantissimi creator, tanta gente famosa e mai i cantanti. Dobbiamo essere più bravi. Dobbiamo cercare meglio. Questa sera io e Matti siamo invitati dai ragazzi di Fanta Sanremo a trascorrere la serata con loro e a goderci tutto il festival in diretta con loro e a commentare tutte le esibizioni proprio come fanno loro tutte le sere del festival. Siamo veramente colpiti perché la location è clamorosa, siamo all'interno di un forte, già solo questo è meraviglioso, c'è una vista
bellissima sul mare da fuori e poi godersi questa serata con i ragazzi che hanno inventato questo gioco straordinario. Tanta roba. Guardate che bello open space che hanno, una zona relax con divani, biliardino, poi lì c'è la macchinetta del caffè, bellissimo. Ci sono tutti dei set predisposti da cui loro fanno le loro live, le loro interviste, e di là c'è tutta la postazione in cui vengono assegnati i punti a seconda dei bonus e dei malus che ricevono i cantanti in gara, e poi c'è anche tutta una sezione predisposta per vedere la serata di Sanremo. La sede di Fanta Sanremo è pazzesca e anche loro non scherzano, dei mega pazzi super gasati che lavorano per giorni per far sì che il gioco funzioni e che tutti i voti vengano messi giusti. Non sto qui a spiegarvi le regole che tanto riconoscete, giusto? Siamo stanchissimi, ma è stata una bellissima giornata. Non siamo dentro l'Ariston perché siamo arrivati nel nostro alloggio, ma anche grazie ai ragazzi di Fanta Sanremo abbiamo vissuto un'esperienza fuori dal normale e siamo contentissimi. Esatto. Sei contento? Sì. E adesso andiamo a Daniele. A Nanna, giusto. Buonanotte. Buonanotte. Ultimo giorno sanremese. Non poteva cominciare meglio, visto che ha piovuto tutta la notte e non ha mai smesso. Abbiamo provato subito con l'Ariston, che era meno pieno del solito, ma non è passato nessuno. Così siamo andati a gustarci un'ottima focaccia ligure, per poi tornare verso Casa Gali e fare l'imbocca al lupo al nostro amico conosciuto il giorno prima. Siamo venuti a salutarti di nuovo perché ieri è andata benissimo. Grande bro, grazie. Certo, visto che siamo arrivati secondi. Tanta roba. Sei un grande. No, no. Tu hai un video delle vostre reazioni di ieri, no? Vai Gali! Facciamo il tipo per Gali. Grande Gali! È stato molto contento e gli abbiamo fatto anche l'in bocca al lupo per la serata cover di questa sera, vero? Nel pomeriggio siamo passati da Webbo, che aveva uno stage tutto riservato poco distante dal centro. E completamente a caso, senza che ce lo aspettassimo, sono passati i ragazzi del Volo. E ovviamente non potevamo non chiedere una foto. Almeno un altro artista di Sanremo lo abbiamo beccato. Fortuna al Volo! Qui a Sanremo non potevamo non incontrare il maestro De Amicis, direttore musicale di Sanremo. Grande De Amicis, ovviamente anche con lui foto fatta. Purtroppo la pioggia non ci ha lasciato scampo e nonostante i coraggiosi siano ancora intorno alle transenne dell'Ariston, la nostra serata doveva concludersi. È stata un'esperienza folle, bellissima e ricca di emozioni, sia positive che negative. Un'esperienza che ha arricchito l'amicizia tra me e Matteo. Un'esperienza che assolutamente rivivremo perché noi non ci diamo assolutamente per vinti. Prima o poi ci siederemo su quelle poltrone e ci gusteremo una serata direttamente dall'Ariston. Non molliamo. Siamo appena ritornati a casa, purtroppo oggi non è stata una grandissima giornata perché ha sempre piovuto, purtroppo. Ci siamo veramente bagnati tutti, adesso siamo un po' stanchi, siamo ritornati in alloggio ed ora andiamo a dormire. Comunque noi non siamo andati all'Ariston alla fine. Mannaggia, com'è? Va bene, lo stesso sarà per un'altra volta, noi non demordiamo. Prima o poi all'Ariston ci arriveremo. Vero? È vero. Vero? Vero. Prima o poi ci riusciremo. Il prossimo video a tema Sanremo saremo di nuovo io e te. Però questa volta saremo dentro l'Ariston. Bravo. Sì? Sì. Batti 5. Noi comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!